con la T maiuscola, quello contro cui si scagliava Pierpaolo Pasolini. Noi abbiamo bisogno invece di cogliere l'occasione per mettere in campo un governo di cambiamento, ma noi dobbiamo fare tutti i gesti capaci di entrare in sintonia con la domanda di cambiamento. E con tutta l'amicizia sincera che nutro per Franco Marini, lui non è la personalità adeguata a dare questo, diciamo, messaggio forte. L'Italia si è emozionata quando noi abbiamo eletto Laura Boldrini e Piero Grasso alle presidenze delle Camere. Dobbiamo lavorare, secondo me, con lo stesso metodo, dare speranza a un paese disperato. Se Bersani continua con le larghe intese, voi che farete, vi verrete fuori? La politica non si fa tutta con i ma ci sono margini perché ci ripensi? Andiamo. Ma per fare non è deciso Salvini. Basta, lasciamo andare. Grazie.